Area 51 Spiritualità Podcast, il podcast di Area 51 Publishing che ti fa scoprire la grandezza della spiritualità universale, presente in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni uomo e in ogni donna. Ciao! Sono Simone Bedetti, l'editore di Area 51 Publishing, e ho il piacere di farti un regalo speciale. Solo per te che stai ascoltando questo podcast, pubblicato dalla nostra casa editrice. Il regalo è il programma audio inedito e integrale di crescita personale Prometti a te stesso. Per te è completamente gratuito. Ecco come fare. Vai su http://bit.ly/prometti. Ripeto, http://bit.ly/prometti. Aggiungi il prodotto al carrello e inserisci nell'apposito spazio per i buoni sconto il seguente codice: podcast. Ripeto, nell'apposito spazio per i buoni sconto inserisci il codice podcast. Così scaricherai l'intero programma audio completamente gratis. Sono certo che l'ascolto di questo meraviglioso programma audio ti accompagnerà e ti guiderà nella tua migliore crescita personale. A risentirci presto e che tutto l'universo sia libero e felice. In questa puntata del podcast di spiritualità di Area 51 Publishing approfondiamo uno dei grandiosi simboli della cultura dei nativi americani, la ruota di medicina, e lo facciamo indagando la struttura più profonda della ruota di medicina, che rimanda a simboli universali profondamente radicati nell'inconscio collettivo. Il principale di questi simboli è il cerchio. Cerchio e ruota. Nella tradizione dei nativi americani, tutto comincia e finisce con la ruota di medicina. La ruota di medicina è il simbolo totale dell'universo. Essa ha la forma di un cerchio sacro disegnato sulla terra, perché è la terra che dà il nutrimento a tutti gli esseri viventi. Ed è con la terra e nella terra che si rappresenta il nostro universo. Nella ruota di medicina disegnata sulla Terra è la relazione con l'intero creato, con il mistero che trascende, Wakantanka, il grande spirito. Il cerchio esprime l'ineffabile armonia dell'universo, la ruota, l'inestinguibile e infinito movimento della manifestazione in tutte le cose di ciò che non può essere manifesto. La ruota di medicina è dunque la ruota dell'esistenza universale, e per esistenza non si può intendere altro, come dice il filosofo ed esoterista René Guénon nel suo simbolismo della croce. Se non la manifestazione integrale dell'essere o, parlando con più esattezza, la realizzazione in modo manifestato di tutte le possibilità che l'essere comporta e che contiene principalmente nella sua unità propria. La ruota di medicina è dunque la ruota dell'esistenza, non la ruota dell'essere. In altre parole, essa non è rappresentazione dell'essere, del principio primo o grande spirito, poiché esso non è rappresentabile, né può essere esistente, in quanto etimologicamente esistere deriva dal latino ex stare, e il suo significato prevede un essere che dipende da qualcos'altro, un principio che dipende da un altro principio, il che per quanto riguarda l'essere, così come per il grande spirito, è ovviamente impossibile. L'armonia universale che la ruota di medicina rappresenta, dunque, deve essere intesa solo come una delle possibilità di manifestazione dell'essere, come uno dei possibili linguaggi simbolici necessari per tentare di decrittare i segnali di quella manifestazione. Come scrive René Guénon nel simbolismo della croce: l'esistenza è lungi dall'essere tutta la possibilità,
intesa in quanto veramente universale e totale, al di fuori e al di là di ogni limitazione. L'esistenza, cioè, in altre parole, questo universo manifestato, non risolve o esaurisce tutte le possibilità di manifestazione, ma è solo uno degli stati possibili dell'essere, o addirittura uno degli stati molteplici dell'essere, se si vuole dare a ciò una sfumatura di grado o qualità alla manifestazione. Ciò avviene, per esempio, nella tradizione buddista, in cui l'assoluto, o buddhità, si manifesta nei tre piani detti corpi del Buddha, perché segnano la manifestazione del principio primo, della coscienza assoluta, detto anche corpo d'essenza del Buddha, Svabhavikakaya, attraverso tre piani o corpi differenti, il corpo della legge, Dharmakaya, che non ha forma e si rivela negli ultimi stadi della meditazione, il corpo di forma, Sambhogakaya, che si manifesta nei cieli superiori e agli esseri più perfetti, e il corpo di trasformazione, Nirmanakaya, che è quello in cui i Buddha si manifestano nel nostro mondo. Questa apparente divagazione era necessaria perché essa ci aiuta a spostare il punto di osservazione da noi a fuori di noi. Questa è anche, se possibile, l'essenza della ruota di medicina. Il fatto che l'armonia che essa rappresenta è stata qui interpretata come una delle possibilità di manifestazione dell'essere e non come l'unica possibilità, non pregiudica peraltro il valore universale che possiede la relatività di questa manifestazione. La ruota di medicina, il cerchio della Terra, è la via della nostra consapevolezza dell'armonia, una delle porte che aprono all'ineffabile mistero di Wakantanka, il grande spirito, perché, come scrive René Dommal, la porta dell'invisibile deve essere visibile. Da questo punto di vista, dunque, la ruota di medicina è la nostra vera natura. Essa dice il sacro perché dal suo movimento e dal suo centro si fa breccia il mistero assoluto, che è il mistero dell'inconoscibile. Essa dice il sacro perché in essa è la realizzazione di tutta l'esistenza dell'universo, manifestato dal mistero del grande spirito. La ruota di medicina è dunque un antico potente simbolo dell'universo. È un insegnante silenzioso della realtà delle cose. Mostra le differenti vie che collegano tutto e non soltanto mostra quello che è, ma anche quello che potrebbe essere. La ruota di medicina può essere usata come modello di cosa un essere umano dovrebbe diventare se decidesse e agisse di conseguenza per lo sviluppo del suo pieno potenziale. Chiunque guardi profondamente nella ruota di medicina vedrà le cose in modo un po' diverso. Questo perché il creatore, dicono gli indiani d'America, ha fatto ognuno di noi come un essere umano unico e ha dato a ognuno di noi una combinazione speciale di doni da usare per svilupparci ulteriormente e servire gli altri. In questa armonia realizzativa, l'individuo non si pone come centro, ma come frammento, come ulteriore possibilità della manifestazione. Ciò è fondamentale. Come frammento, come possibilità tra le possibilità, l'individuo, l'uomo, può trovare la propria realizzazione più completa, può trovare la sua vera natura, solo nella relazione con tutte le possibilità del cerchio, con le altre manifestazioni del possibile, che per i nativi d'America, che fondano la loro esperienza sulla Terra, è tutta la natura. Per questo motivo, l'indiano Dakota Pete Catches dice: ogni essere vivente in sé è una forza. Persino una minuscola formica, una farfalla, un albero, un fiore, una pietra. Poiché in ognuno di essi vive il grande spirito. L'attuale modo di vivere dei bianchi tiene questa forza lontana da noi, la indebolisce. C'è bisogno di tempo e pazienza per riavvicinarsi alla natura e lasciarsi aiutare da essa.
tempo per meditare su questo e per comprendere. Voi ne avete così poco per la contemplazione e l'osservazione. Siete sempre di corsa, continuamente incitati, sempre a caccia di qualcosa. Questa inquietudine, questo inutile sforzo, impoverisce gli uomini. La ruota di medicina ci insegna dunque il più profondo e risveglia la scintilla della consapevolezza. Come scrive Red Eagle Woman: la ruota di medicina può essere meglio compresa se si pensa a essa come a uno specchio nel quale ogni cosa viene riflessa. L'universo è lo specchio del popolo. Ogni persona è uno specchio per tutte le altre persone. Ognuno di noi vedrà il cerchio o ruota di medicina attraverso le sue percezioni. La ruota di medicina è anche un'immagine riflessa della vita, e tutte le creature all'interno di essa hanno una particolare collocazione. Gli animali, gli alberi, le rocce, i laghi, i ruscelli. Tutto, insomma, è rappresentato nel cerchio. Se si manca di rispetto a qualsiasi parte della ruota, si manca di rispetto a tutto. Il cerchio e la ruota esprimono dunque soprattutto l'idea di relazione con tutto ciò che ci circonda. E tutto ciò che ci circonda è prima di tutto l'ambiente naturale. Se si spezza l'equilibrio naturale, si uccide se stessi. Se si distrugge l'equilibrio naturale, si annienta la propria realizzazione. Su questa possente fragilità, su questa rete infinita tra tutte le cose, in cui se un solo filo della rete viene rotto, l'intero equilibrio può essere annichilito, e sulla conseguente, immensa, sacra responsabilità rispetto a tutte le cose, si fonda la consapevolezza dell'armonia nei nativi americani. Ciò che è incredibile è che la consapevolezza degli indiani d'America è del tutto intuitiva. Essa si fonda sulla naturale consapevolezza del proprio limite responsabile. Essa nasce probabilmente dall'unicità della condizione ambientale in cui si è sviluppata la cultura amerinda. Le sterminate pianure, le possenti montagne, gli enormi fiumi, le immense foreste, la vastità infinita dello spazio del suolo americano hanno senza dubbio educato e cresciuto i nativi a questa particolare, diretta consapevolezza che non necessita di alcun tipo di formulazione teorica, di elaborazione concettuale, come invece è capitato e capita in altre culture, universale, che si esprime semplicemente con il simbolo della ruota di medicina. Le parole di Cervo Zoppo. Nella cultura indiana il cerchio, l'anello, sono simboli importanti. In natura tutto è rotondo. I corpi degli uomini e degli animali non hanno angoli. Per noi esso rappresenta la comunione degli uomini, che insieme siedono intorno al fuoco, amici e parenti in armonia, mentre la pipa passa di mano in mano. Anche l'accampamento, in cui ogni tipì aveva un determinato posto, era a forma circolare. Lo stesso tipì era così, e gli uomini vi sedevano in cerchio, e tutte le famiglie di un villaggio formavano un cerchio all'interno di un altro più grande, parte del grande anello dei sette fuochi d'accampamento dei Sioux, che formavano un popolo. A sua volta questo popolo era solo una piccola parte dell'universo, che è di forma circolare e di cui fanno parte la terra, il sole, le stelle, tutti rotondi. Luna, orizzonte, arcobaleno, anch'essi sono cerchi inscritti in uno più grande, senza inizio e senza fine. Tutto ciò è per noi bello e pieno di significato. Allo stesso tempo simbolo e realtà. Esprime armonia tra la vita e la natura. Il nostro cerchio è eterno,
non si ferma mai. Dopo la morte inizia una nuova vita, vita che sconfigge la morte. Al contrario, il simbolo dell'uomo bianco è un quadrilatero. Quattro angoli hanno le sue case e gli uffici. Essi hanno mura che separano gli uomini tra loro. Hanno quattro angoli la porta, che vieta l'accesso agli stranieri, i soldi e la prigione. Proprio come quattro angoli hanno gli apparecchi dei bianchi, televisione, radio, lavatrice, computer, auto. Nient'altro che scatole e casse. Tutto ha angoli e spigoli vivi. Il tempo stesso non è più armonico. Il tempo dei bianchi è determinato da appuntamenti, timer, ore di punta.